L'avanzata dell'esercito ucraino, cominciata il 6 agosto scorso, ha portato i militari di Kiev ad attestarsi a 30 km circa dentro la regione di Kursk. Lo hanno confermato domenica le autorità russe. L'attacco oltre confine è stato condotto anche con missili. Uno è caduto sabato su un condominio, ferendo una decina di persone. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. L'offensiva ucraina, con il benestare dell'Unione Europea, ha spinto le autorità di Kursk a dichiarare lo stato di emergenza ed evacuare circa 80.000 persone, di cui 8.000 nelle ultime 24 ore. La rappresaglia russa non si è fatta attendere. Missili sulla periferia di Kiev, uno di fabbricazione nordcoreana, hanno ucciso due persone nella notte tra sabato e domenica. Altri hanno causato diversi feriti nel Donetsk. Ma Mosca ha promesso una risposta ancora più dura agli attacchi ucraini, che hanno riguardato anche le regioni russe di Belgorod e Bryansk.